Un saluto a tutti gli amici di smartword.it, siamo a Milano, evento Nest per Nest Cam IQ. IQ perché è una telecamera più intelligente, ma è anche più potente, oltre che poi, come vi dirò, anche più cara. È una telecamera di sicurezza soltanto da utilizzare all'interno, in questo caso con una testa completamente snodabile, una nuova porta Type-C e sotto, come vedete, anche il classico foro per poterla avvitare su un cavalletto o su un supporto da muro. La Nest Cam IQ funziona in generale, possiamo dire, come la Nest Cam che abbiamo già recensito, quindi trovate la recensione su SmartWorld. Quali sono le novità? Uno speaker 7 volte più potente, dei nuovi LED infrarossi per la visione notturna, una corona colorata qua attorno che non possiamo vedere per dare informazioni chiare sul fatto che la telecamera stia insomma abbia problemi di connessione oppure se qualcuno la sta usando per parlare. Sempre parlando di parlare, scusate il gioco di parole, dall'estate sarà possibile anche fare conversazione a due vie in tempo reale, quindi non più con l'effetto, tra virgolette, walkie-talkie di qualcuno parla e poi a turno l'altra persona va a parlare. La vera però grande novità di questa Nest Cam IQ è la risoluzione 4K. Ovviamente lo streaming sarà fatto a 1080p, quindi non preoccupatevi, non ci sarà uno spreco di risorse totalmente inutile per vedere un video in 4K, ma il sensore in 4K verrà utilizzato per fare uno zoom dinamico sulle persone, sugli eventi all'interno dell'inquadratura e seguirle. Un po' un effetto un po' CSI, ovvero andare a zoomare sulle persone senza andare a perdere di qualità. Questa è veramente una funzionalità secondo me molto attesa e che molti altri seguiranno in futuro, perché permette appunto di avere uno stream leggero a 1080p ma di vedere in faccia chiaramente le persone. Altra novità, soltanto con l'abbonamento Nest Aware, che ovviamente era già presente anche per il precedente modello, è il riconoscimento dei volti, nel senso che le persone vengono riconosciute e catalogate, quindi potrete sapere quando le varie persone entrano o escono di casa, e poi ovviamente sempre con la ripresa che va a seguire il soggetto. Vengono anche riconosciuti i cani che abbaiano e quindi suoni diversi, e quindi potete anche scegliere di ricevere notifiche soltanto in certi contesti. Altra piccola novità molto gradita però è il supporto anche alla Wi-Fi a 5 GHz, che prima invece non era compatibile con Nest Cam. Nest Cam IQ costa 349 euro, quindi come vi dicevo anche il prezzo in questo caso è salito, forse ci siamo spinti un po' oltre, questo lo decideremo soltanto durante la recensione. Fatto sta che sicuramente Nest ha sparato il prezzo più alto per quella che almeno sulla carta è la migliore security cam smart in circolazione. Ovviamente ci sono tutta una serie di servizi disponibili solo con Nest Aware, ma questo era valido anche per le cam precedenti. Per questa rapida anteprima è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per smartword.it.